quanto tempo? Da quanto tempo? A Marche di Leopardo ci sono comunità montane come l'Irula più disastrate, che siamo a 21 mensilità, che poi ci sono a 8, a 10, a 4, a 2, e a Marche di Leopardo per l'intera regione. I lavoratori ormai sono stanchi, è vero che con la regione Campania, con De Luca e con Alferio e con, prima con Martinangelo abbiamo cercato di stabilizzare, cioè, abbiamo fatto buone cose, la riforma della legge, abbiamo fatto una proposta che è stata pure condivisa, cioè, poi si è arenato il tutto. I lavoratori adesso sono stanchi perché è vero, la PQ del 2015 non è ancora pronto, non è stato ancora firmato, le risorse verdi sono state stanziate, il patto per il sud è vero che è stato firmato, però dalle carte, nel frattempo che diventano poi alla fine soldi, cioè passa tempo, i lavoratori sono stanchi, abbiamo bisogno di un po' di liquidità per dare ossigeno a questi lavoratori ed ecco perché stamattina siamo qua. Stamattina non è solo Salerno, ma ci sono anche i lavoratori di Avellino, c'è il segretario generale della FLAI di Avellino, sono i lavoratori un po' di tutta la provincia. Qua siamo qua stamattina perché Salerno è la provincia con più lavoratori, sono circa 2.000 i lavoratori della comunità montane sul fronte dei 4.000 a livello regionale. Comunità montana e Irno sono frati. Ancora oggi ci troviamo qua davanti alla prefettura per manifestare il nostro disagio. Ormai siamo arrivati a 21 mensilità arretrate, la sofferenza è tanta e non ce la facciamo più. Abbiamo comunità montana Irno sono frati. Oggi ci troviamo qua per far sentire la nostra voce, siamo arrivati a 21 mesi di arretrati e non ce la facciamo più. La sofferenza è tanta, in campagna elettorale noi forestali abbiamo fatto una lotta affinché il governatore De Gusta vincesse questa sua campagna elettorale perché noi confidavamo in lui, però a tutt'oggi è passato un anno, non riusciamo ancora a capire il perché non si fa niente e non ci sono risorse per i forestali. Speriamo in questo momento che anche oggi in regione ci sia uno sblocco. Sappiamo che ci sono a disposizione 43 milioni di euro da marzo 2014 della vecchia giunta, però a tutt'oggi non è stato elargito neanche un euro e noi questo non ce lo spieghiamo. Noi chiediamo soltanto che vogliamo essere pagati e rispettati come tutti i lavoratori del mondo. Ci risiamo giusto ad un anno dalle ultime iniziative fatte a Napoli contro la regione Campania, contro Caldoro, e oggi insomma siamo ancora qua a penare con una situazione ancora più drammatica di un anno fa, nel senso che se a maggio scorso ci siamo lasciati con la media di circa un anno di pagamenti nei confronti dei lavoratori forestali, oggi ci ritroviamo a più di 20 mensilità. È una cosa gravissima che coinvolge in effetti tutte le famiglie di questi lavoratori forestali e in particolare pesa sulla situazione economica per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda pure il sostentamento minimo alimentare. De Luca, il nostro attuale presidente, è stato visto come quello come salvatore del settore forestale, cosa che non è avvenuto fino ad oggi. Si sono fatte tanti incontri, si sono fatti tanti documenti, tante promesse, però nei fatti stiamo ancora peggio di prima. L'augurio in effetti è quello che si ponga rimedio a questa situazione drammatica al più presto, perché effettivamente non se ne può assolutamente. Stiamo assistendo proprio a scioglimenti di famiglie, stiamo assistendo effettivamente a problemi di crisi, pure dal punto di vista psicologico. Cioè la dignità effettivamente di questi lavoratori si è persa già un anno fa, ma oggi si rischia ancora di più nel perdere proprio
proprio tutto il senso della vita. Quindi l'augurio che faccio, perché siamo per, diciamo, per fare ponti, come dice Papa Francesco, ma in questo caso speriamo ancora e confidiamo in quello che è la politica attuale e nei rimedi che verranno a più presto. Urge urgentemente la risoluzione dei problemi, almeno per quelle comunità montane effettivamente che stanno penando di più rispetto alle altre, perché non si capisce poi questa situazione che ci sono comunità montane che oggi pagano, stanno pagando marzo 2016 e ci sono comunità montane che ancora non pagano da marzo 2015 in più, insomma, per non dire il 2014. Quindi l'augurio è quello che effettivamente si ponga un freno a questo disastro sociale che sta avvenendo. Io falli bene, ui. Resta davanti alla prefettura di Salerno dei lavoratori della comunità montana della provincia di Salerno, nella fattispecie quelle dei vicentini e quelle della Rino Solo Frana. Nessuno da 20 mesi non prendono uno stipendio, un record negativo in Italia. Ai nostri microfoni Antonio Falliere della UIL. Perché questa protesta? La protesta, come lei diceva, le premesse sono 20 mesi e questo già basta a giustificare la nostra presenza qua. E oltre a quello di tutto i tracci forestali sia della Vicentini che della no, ci sono anche delegazioni di altre comunità montane così presenti per rafforzare i motivi di questa protesta. Ma come mai si è arrivati a 20 mesi senza stipendio? Qualcuno prima addossava la responsabilità al governo di centro-sinistra di Stefano Caldoro, adesso è cambiata in me di centro-destra di Caldoro, adesso c'è il centro-sinistra con il nostro ex sindaco di centro, ma la situazione non è cambiata. Dobbiamo, per la volta della verità, dobbiamo comunque ribadire un fatto che con il governo di centro-destra ci hanno portato in questa situazione. Con l'attuale governatore stiamo facendo molti passi in avanti rispetto a quella messa in sicurezza del settore, rispetto anche a quelle che sono le risorse necessarie per portare a compimento l'anno lavorativo. L'unica cosa, ed ecco i motivi che ci portano sia stamattina qua sotto la prefettura di Salerno che sia il giorno 16 sotto l'assessorato della regione a Napoli, sono quelle che riguardano il ritardo delle aspettanze non date. A noi dal 2015 la regione non ha elargito un euro. Ma voi cosa chiedete? Appunto, che questo ci sia una generazione. Capiamo quali sono i motivi che portano a questi ritardi, essendo fondi europei, chiediamo un'accelerazione sull'erogazione dei fondi alle comunità montane, perché come dicevamo prima, dopo 20 mesi non è possibile aspettare ancora. La comunità montana, anche l'onnipresente dottore Sic, già presente per l'ospedale, le fonderie Pisano, adesso anche qui per la comunità montana, perché questa presenza? Innanzitutto mio padre era un lavoratore umile e nella mia vita sono stato sempre per gli eboli e per gli operai che da 20 mesi non prendono uno stipendio. Ma chi sono le responsabilità? Andiamo al sodo. Il governo di centrodestra di Caldoro o il governo di centrosinistra di De Luca? Da quando vengo a sapere, questa legge fu fatta alla regione Campania quando era presente Caldoro e là c'era anche il sindaco Romano. Signore di Mercato San Savino Giovanni Romano. Poi non passò in decreto. Quando è andato De Luca, naturalmente questo decreto è passato e noi naturalmente ci siamo ribellati il primo giorno. Altri medici, altri politici, sindaci, assessori non si sono mai presentati, non si sono mai incatenati dinanzi all'ospedale, mai, non hanno partecipato alla fiaccolata con 3.000 persone. Qui siamo con gli operai della comunità montana che non prendono lo stipendio da 20 mesi. È inconcepibile che in Italia avvenga una cosa simile. Dove devono mangiare? Dove devono fare dei prestiti? Vai. Gli operai che non prendono lo stipendio. Ma è solo una vergogna.
Mio padre guadagnava 10.000 lire al mese. Nel 1950. Dottore, quindi ma pensiamo agli operai. Siamo arrivati al 1950. Anzi, peggio, perché mio padre almeno ogni due mesi prendeva lo stipendio. Ma qua sono 20 mesi. Ma per colpa di chi? Ma la colpa è delle istituzioni. Promettono. Ma come si può dare questo arretrato di 20 mesi quando poi non ci sono soldi e quando più tempo passa, ecco, ma si crea un circolo vizioso per cui non potendo dare per altre cose soldi agli operai, magari vengono spesi, ecco, per ma come risolvere questo problema? Come risolvere? Lo deve risolvere uno solo, De Luca. Uno è semplice. De Luca. E che deve fare De Luca? Che deve fare De Luca? De Luca, che è stato sempre un uomo per il popolo, per la gente, in mezzo alla gente, questa volta deve dare un segno del suo carisma, della sua potenza e stare vicini agli operai come suo padre era pure lui un operaio. Quindi come si fa a ignorare? Si fa come quel ragno che dopo aver teso la tela taglia il filo maestro e cade tutto, ma la popolazione è stanca. Grazie dottore. La manifestazione sotto la prefettura di Avellino, anche su regalista della SNAI CGL, ecco perché questa presenza? La presenza è stata attiva, perché voi capite cambiano i musicanti, ma la musica è sempre la stessa per voi. Allora, dico solo una cosa, nei confronti dei lavoratori sulla strada oggi sono presenti, quindi lui il suo insediamento non ha più fatto, quindi che fino ad oggi non ha nessun risultato. Guardate, io credo che fosse importante cominciare a guardarsi il nome, non fare una sorta di politica regionale, non guardare cosa succede in Italia rispetto a questa posizione. In Italia il settore forestazione è per vicino a paesi costruttori, questo sistema è pur vero che lo rispondono. Qua ci stanno esperienze larghe rispetto a qua, ci stanno regioni che hanno iscritto i lavoratori della. Quindi è una questione di gestione dell'operaio. Ma certamente, guardate, qui il suo progetto per quanto riguarda gli imprenditori, qual era? Il progetto era che riempiva di contenuti e di competenze questi lavoratori. Ad oggi era il terzo atto che lui doveva fare in 100 giorni. Oggi noi dobbiamo prendere atto di un'organizzazione sindacale che tutto questo non è venuto. E lui va a dopo un anno. Ma guardi, io il mio giudizio è questo. Io De Luca sono una persona che l'ha votata anche di non do ancora la colpa a lui anche rispetto ai 5 anni di Calderone, perché sarebbe il caso di imputarlo anche in questa situazione. Però credo che ecco, un esame di coscienza, voglio dire, rispetto a una situazione drammatica di circa 20 lavoratori che non percepiscono lo stipendio da circa 20 mesi, lavoratori, voglio ribadirlo, che sono a tempo indeterminato, lavoratori che hanno un obbligo con il lavoro, quindi se non sanno queste cose se le andassero a vedere. Questi lavoratori la mattina si devono presentare sul cantiere di lavoro perché sennò vengono licenziati. Quindi voglio dire, hanno l'obbligo al lavoro e quindi dovrebbero avere l'obbligo a percepire lo stipendio normalmente. E guardate, non è che lo stipendio solamente risolve il problema, c'è bisogno di inserire nell'ambito della struttura regionale, cioè voglio dire, nel bilancio regionale, i soldi per i lavoratori forestali. La di Salerno, anche Maria Di Seria, segretario generale della CGL di Salerno. Perché questa protesta? Beh, ormai sono troppi i mesi in cui si sono accumulati. Sono 20 mesi.
Sì. E quindi questo dà l'idea della difficoltà che stanno vivendo anche queste persone, che devono caricarsi ad altri prezzi delle loro famiglie per poter andare avanti. Ma segretario, di chi le è responsabile? Qua come soldi uno scaricabarile. Giunta Caldoro di centrosinistra, Giunta Caldoro di centrodestra, Giunta De Luca di centrosinistra. Di chi le è responsabile? È chiaro che non aver avuto un fondo continuo a cui versare dei soldi diventa difficile rispondere in una sola volta 20 mesi arretrati. Bisogna fare un programma serio per preservare il territorio e gli idraulico forestali potrebbero rientrare a pieno titolo visto il grosso rischio idrogeologico. Se si fa un progetto sull'incendio. Se si fa un progetto oltre agli incendi estivi, è chiaro, no, ci può essere una programmazione per tutto l'anno da questo punto di vista del loro lavoro, non è che lavorano solo quando c'è l'incendio e poi non c'è altro da fargli fare, possono stare sul territorio tutto il tempo, perché prevenire anche gli incendi significa ripulire boschi quando c'è tempo, insomma fare una programmazione seria. In questo possono aiutare anche fondi straordinari dell'Unione Europea, però se non si mette mai mano non si riesce, ma veramente a dare un futuro non solo ai lavoratori ma al nostro territorio. Ora Giunta Caldoro o Giunta De Luca bisogna lavorarci seriamente a lungo termine, non rispondendo con qualche mensilità, perché è chiaro che fra un paio di mesi siamo di nuovo a lungo termine, non rispondendo con qualche mensilità, perché è chiaro che fra un paio di mesi siamo di nuovo qua. Grazie. Ecco qua, infatti. Ma ne che è tutto mangiato? Così, allora, vorremmo che scendere la coppia, io che neanche proprio, dai, ma lo sai, siamo in una delegazione. Ma non ha più cose, che ci vuole? Non mi scusa di Sei lungo! Va bene, però Ci vediamo solo con te. Va bene. Ok, ok.